passo libero, divertitevi, non fatevi male, andate forte. I primi tre classificati avranno la nostra pure 50 euro. Bravo Giorgio, fate un applauso a Giorgio e salutando con un applauso lui sarà e Roberto salutando loro e Max salutando loro, salutate tutti gli organizzatori. Una piramide di buona volontà. Giorno amici di Cucci, siamo a Cornie dove questa mattina si corre per Loris, il bimbo che deve essere operato negli Stati Uniti per riprendere la funzionalità di una gamba. Anche oggi il territorio, come potete vedere, ha risposto alla grande, c'è davvero tantissima gente qui a Cornie per questa corsa non competitiva. Tutto ricavato sarà donato a Loris per la sua operazione. Una gran bella iniziativa, come tante che in questo periodo sono state organizzate in Canavese per aiutare il piccolo Loris. L'abbiamo visto prima, aprirà ovviamente la corsa. Il territorio si è mosso tantissimo in questo periodo, sono già stati raccolti 100.000 euro, la metà sostanzialmente di quello che serve per garantire a Loris l'operazione negli Stati Uniti. Allora abbiamo attenzione atleti, comunicazione ufficiale della polizia urbana ci dice che la partenza è esattamente tra 10 minuti, non un minuto di più, non un minuto di meno, 10 minuti ancora, stanno terminando un momento organizzativo sul percorso. Anche il sindaco, al gruppo sportivo Avis di Ivrea, sono numerosissimi, guardali, belli e numerosi, oddio belli adesso è una non parolona, competitivo, eh? Siete belli in cuore ragazzi, belli in cuore, se siete qua vuol dire che siete portatori di bellezza, bellissimo, è stupendo vedere così, siete tantissimi, ma fatevi un applauso che ve lo meritate. Ricordano che venerdì 15 novembre all'ex Manifattura vi sarà la prima assoluta mondiale organizzata da Disco Vintage, un'associazione di DJ, non sono former DJ, ex DJ, ma sono DJ attivi, sono uomini di musica e uomini di cultura che hanno ideato uno spettacolo meraviglioso dedicato ai 40 anni del mitico leggendario The Wall di Pink Floyd e dedicato a 30 anni dal crollo del muro di Berlino. E in un momento come questo, dove i muri si stanno rialzando da tempo, celebrare il crollo di un muro, il crollo delle ideologie, quando tutti noi avevamo un senso di ottimismo meraviglioso nei confronti del futuro, bene, credo che poi farlo in una serata dove l'intero ricavato andrà a Loris, vogliamo vedervi tutti, da qualunque parte del Canavese voi siate, che siate sportivi o no, all'ex Manifattura venerdì 15 novembre alle ore 21 vi aspettiamo. Se raggiungete lo stand di Disco Vintage in questo istante potete prenotarvi, potete già prenotarvi per la serata di venerdì sera. Purtroppo c'è allora la partenza avverrà da dove siete in questo istante attraverso i due gazebo. Bella, come andiamo? Bene, tu sei in diretta, allora vieni in diretta con me su questo microfono. Per dire, ma fai anche tu la camminata oggi? Io non so che la sì, comunque la fai, sì. No, io rimarrò qua, tra l'altro non inquadrare il basso perché non è, voglio dire. Ecco,
Abbiamo capito. Già, volevo tra l'altro ricordarvi che ricordiamolo. Allora, adesso partirà la gara non gara, perché non competitiva. Siamo a numeri incredibili e questo è il miracolo della buona volontà, il che vuol dire che in un periodo strano come il nostro, quando c'è un richiamo vero, sincero e forte, la comunità si riunisce. In questo caso è la comunità degli sportivi e non solo, perché qua abbiamo veramente tanta gente da tutto il Canavese che ha deciso di venire a fare questa bellissima camminata non competitiva, ma abbiamo un sacco di gruppi sportivi di agonisti che sono a termine di stagione, iniziano le gare, sono più le invernali, e questa è un'occasione sia per stare insieme sia per dimostrare che correre e camminare fa bene alla salute, ma soprattutto per aiutare Loris. Questo è veramente il miracolo della buona volontà. Gli esseri umani sanno fare i miracoli quando ci mettono la buona volontà, per cui se questa è una piccola goccia in un grande fiume, beh, vi posso assicurare che se questa goccia fosse ripetuta sempre, costantemente, nella vita di tutti i giorni, ci avvierebbe un mondo. O no? La giornata per fortuna aiuta l'iniziativa, perché il tempo tiene, era prevista pioggia fino ai giorni scorsi, poi per fortuna c'è stato un rasserenamento e quindi anche questo aiuta la partecipazione. Comunque davvero tantissime persone, come dicevano prima gli organizzatori, anche più delle aspettative, insomma il grande cuore del Canavese sta rispondendo ancora una volta. E devo dire che per Loris in questo periodo sta facendo davvero molto, c'è una gara di solidarietà veramente eccezionale. Pochissimi minuti alla partenza, poi la corsa non competitiva, la camminata si snoderà per le vie di Cuornier, c'è una camminata per 5 km, ce n'è una un po' più competitiva allora di 10 km, comunque oggi si corre per Loris, quindi ci sono più di 500 iscritti alla corsa. Siete il miracolo della buona volontà. Che per una domenica di novembre è davvero un record. Gandhi, Mahatma Gandhi diceva: voi dovete essere il cambiamento che volete vedere nel mondo. Sono tantissimi, tra l'altro, iscritti che correranno accompagnati dai rispettivi cagnetti. Le iniziative per Loris tra l'altro si sono moltiplicate nel corso delle settimane, tantissime associazioni si sono date da fare per il bimbo, organizzando cene, organizzando eventi, concerti, e dopo questa corsa altri eventi sono già in calendario, sempre per aiutare Loris ad arrivare alla quota che servirà per questa operazione, che se tutto va bene si concretizzerà nel prossimo anno, il 2020, negli Stati Uniti.
arrivate comunque. Minuti alla partenza. Perché sport e quando i grandi DJ vanno a
Pronti a partire. Poi corrono qua in mezzo, sì. Sorriso in 5, 4, 3, 2, 1,